Amici di Rete Imola, ieri 16 ottobre 2014 il candidato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna per la coalizione di centrodestra, il sindaco di Bondeno della Lega Nord, Alan Fabbri, è arrivato a Imola per portare il suo saluto. Alan Fabbri ha affermato che Imola è il cuore da cui partire per questa campagna elettorale, è il territorio simbolo che ci ricorda anche il motivo per cui andiamo a votare il prossimo 23 novembre, e cioè la condanna per falso ideologico di Vasco Errani, che ha portato appunto alle dimissioni dell'ex governatore coinvolto nella vicenda Terre Emerse. Alan Fabbri ha parlato molto anche di autodromo, della necessità di un rilancio di questa struttura anche attraverso un impegno regionale, la regione che dovrebbe erogare dei fondi per il circuito, visto che il suo rilancio non può passare sempre attraverso l'aggravio sulle casse comunali. Ha parlato anche di dissesto idrogeologico, ricordando quello che è accaduto a Imola con l'esondazione del fiume Santerno, di lavoro, di impresa e di territorio, e soprattutto della tutela delle nostre imprese e dei diritti degli emiliano-romagnoli. Vi lascio a un po' di immagini di baci, abbracci, brindisi e di saluti, e a una piccola intervista a Daniele Marchetti, che è il segretario della Lega Nord Imolese, ma è anche candidato al Consiglio regionale. Ok, un attimo. Il manifesto lì. Noi veniamo da Pulomano. Dovrebbe essere anche ce l'ho grande anche scelto un po' però ce la metteremo tutti se già lì quando il cinema comincia un po' di paura lo facciamo altrimenti sarebbero buoni non sarebbe lì, non sarebbe lì. Daniele Marchetti, candidato per la Lega Nord qui per il territorio imolese per quanto riguarda le elezioni regionali per la circoscrizione Bologna. La mia candidatura è spinta da delle idee molto precise. Noi vorremmo una sanità più vicina ai cittadini sul modello Lombardo-Veneto, dove le liste d'attesa sono accorciate e dove c'è un ricambio più veloce dei macchinari, dato che facendo più visite anche nei fine settimana e negli orari serali, gli incassi vengono fatti più velocemente, per cui c'è, diciamo così, un ricambio dei macchinari. Noi siamo anche, per quanto riguarda ad esempio per il territorio molese, siamo per una gestione ad esempio dell'autodromo in cui ci sia un sistema regionale dietro che renda realmente appetibile questa struttura a, diciamo così, agli investitori, agli organizzatori dei grandi eventi, perché non possiamo accettare che la nostra struttura vivacchi con l'aiuto, con i contributi dei comuni tramite Conami, perché così non potrà andare avanti a lungo. Siamo anche per cambiare il sistema emiliano-romagnolo, cioè il sistema cooperativo. Qui ci troviamo nella Coop Valley, è il territorio dove è partito anche lo scandalo di Terre Emerse che poi ha portato alle dimissioni di Errani. Questi sono gli obiettivi che ci spingono comunque ad arrivare fino in fondo, fino all'obiettivo, e crediamo che il nostro candidato presidente Alan Fabbri sia la persona adatta, una persona, un bravo amministratore che ha sempre dimostrato di portare avanti la sua condotta politica con azioni concrete, e crediamo che sia la figura giusta in questo momento per la nostra regione.